In TV, i piaceri della vita. Riccardo Gioni, ciao Riccardo, come stai? Io benissimo, è un piacere rivedervi di nuovo qua all'Ostras con una serata bellissima, piena di bella gente e con la musica che gira come si deve. Senti Riccardo, tu lo sai che tu sei un ragazzino, no? Perché ora c'è questa DJ che è Ruth Flower, che ha 73 anni, che è una DJ donna veramente che sta andando forte, tu sei giovanissimo. Ti ringrazio. Meno male, speriamo che continui perché mi sto divertendo. Allora Riccardo, questa cosa che hai portato anche qui stasera, dei video abbinati alle canzoni. Sì, infatti con la console nuova che ho sto facendo le serate con i video e la cosa è veramente più bella. Perfetto Riccardo, grazie e buona serata, grazie di divertire la gente qua all'Ostras. Grazie anche a voi, ciao, grazie. Marina di Castagneto è una delle località più conosciute e frequentate della costa degli Etruschi, dotata di strutture ricettive e di divertimento, tra cui il più grande parco giochi della Toscana, il Cavalino Matto. Ci troviamo a Marina di Castagneto Carducci, al Cavalino Matto. Io sono con Paolo Martini, che ne è il direttore marketing. Buongiorno Paolo. Buongiorno a voi, grazie di essere qui. Paolo, parlaci di questo grande parco di divertimenti. Allora, il Cavalino Matto è un parco divertimenti immerso completamente nel verde, è il parco della Toscana e è il più grande del centro Italia. E noi qui abbiamo 12 ettari di puro divertimento immersi in questa bellissima pineta Marina di Castagneto e offriamo appunto un ventaglio di emozioni per tutti, quindi dai bambini alle famiglie, agli adolescenti e a chi veramente vuole in questo caso provare dei momenti di adrenalina pura. E le nostre sono più di 30 attrazioni, e tra queste spiccano attrazioni di tipologia molto fiabesca, quindi molto adatta ai bambini, ma anche quelle come qui davanti, il freestyle con i suoi 32 metri di altezza. Quindi unico in Europa, come vi dicevo, e veramente veramente emozionante. Paolo, tantissime attrazioni come hai detto, ma qual è la novità di quest'anno? Allora, la novità di quest'anno è il Jurassic River, ambientato nella preistoria in pieno Target Family, con delle discese e salite di oltre 13 metri e 10 gondole che vanno a tutta velocità. E un ambiente effettivamente che ci riporta ai dinosauri, con in questo caso la presenza di dinosauri a dimensioni naturali, dal T-Rex al Tirannosauro al Velociraptor, che effettivamente danno una bella bella emozione. Il Cavalino Matto è aperto tutto l'anno, però in questo periodo estivo quali sono gli orari? Allora, in questo momento noi siamo aperti tutti i giorni dalle 10 alle 18, e naturalmente poi nei momenti, in questo caso di piena affluenza, tipo il mese di agosto, aumenteremo l'orario fino alle 18.30, fino alle 19. Ci sono delle promozioni che avete in atto? Allora, noi abbiamo sempre delle promozioni in atto sul nostro sito web, quindi diamo la possibilità di acquistare online, in questo caso a prezzi ridotti, e con lo stesso biglietto potranno saltare in questo caso la fila e andare direttamente all'ingresso. Quindi poi a questo si uniscono tutte quelle che via via mettiamo sul mercato, delle strutture, su quello che si può offrire ai turisti che gravitano in questo momento sulla nostra zona. Perfetto, grazie mille Paolo. Grazie a voi di essere qui con me. E a voi vi ricordo il Cavalino Matto, il grande parco dei divertimenti. Troviamo nella cucina della locanda Menabuoi e sono con lo chef Umberto Creattini. Buongiorno chef. Buongiorno.
Allora, oggi ci presenta, ci fa una presentazione moderna della testina di cinghiale. Allora, che origine ha questa ricetta? È un'origine che si perde nella notte dei tempi, perché ha perlomeno 300 anni. E la cucinava la mia bisnonna, ma è una ricetta di tutto il comune di Castagneto, solo di Castagneto. Ho fatto anche una ricerca anticamente ed abbiamo scoperto io e altri storici che è una ricetta molto antica. L'unica ricetta che abbiamo trovato è alla corte di Luigi XVI, e Terre de Sanglier, au vin rouge, e non è detto che sia francese, anche perché questo cuoco francese aveva lavorato in fattoria dai conti della Gherardesca e probabilmente ha portato fuori questa ricetta, perché esiste solo a Castagneto Portici. Quanto è lunga la preparazione di questa ricetta? La preparazione è molto lunga, ci vuole un giorno, circa un giorno, perché va tolto tutto il pelo con la fiaccola, e poi una volta tolto il pelo bisogna rasare completamente come se fosse un barbiere, proprio con la doppia lama. Una volta rasato, il lavoro grosso è disossarla, perché ha degli ossi che hanno degli incavamenti molto forti, molto difficili a togliere. Poi, una volta disossata, la stendiamo, mettiamo delle spezie, non dico tutta la ricetta perché tanto esistono 150 ricette a Castagneto, ognuno dice che la sua è la migliore, quindi figuriamoci. Però una volta chiusa la leghiamo, la mettiamo a cuocere con tante erbe, verdure e anche le ossa, le cartilagini, e la mettiamo a cuocere per circa 6 ore nel vino rosso, 70% 30% vino bianco. Io, per chiudere, volevo parlare del libro che ha scritto lei, che è un libro che parla di cucina, vino, poesia e aneddoti un po', e qui troviamo anche la ricetta della testina di cinghiale. C'è la ricetta e c'è l'aneddoti che ci sono, e anche quella, forse anche fuori, io dico, questa è una ricetta che viene fuori dal bracconaggio. I contadini castanetani ammazzavano il cinghiale di nascosto e trasformavano tutto in testa di cinghiale, anche se era tutto il cinghiale intero, per nascondere le conti, perché le affamavano un po', non gli vietavano l'uso della macchia e quindi anche la caccia. E chi la mangiava questa ricetta? Poi i conti la gradivano moltissimo, i contadini la mangiavano già di per sé, ed è una ricetta che ci vuole un bel vino corposo, perché secondo me è la ricetta che ha il sapore più forte che esista di carne. Non c'è cosa più forte di questa. Questa è veramente robusta. Perfetto, grazie mille, chef. Grazie. Free Zanz. Libera il tuo giardino dalle zanzare con prodotti naturali e sicuri. Free Zanz. Professionisti contro le zanzare. Qua partiti al Twiga stasera. Bellissima serata. Bellissima. Bellissima sfilata di Baghera. Sono qua con Solange. Ciao Solange, come stai? Io sono felice, perché ogni volta che ti incontro sono felice. La serata è bellissima. Allora senti Solange, io so che c'è una bellissima novità. Che tra... Tu stai girando un film con Massimo Boldi, che sarà il film di quest'inverno, il film di Natale. Sì, il film si intitola Matrimonio alle Bahamas, e io sono contento perché Massimo Boldi in persona mi ha voluto per questo film. Se vi voglio bene, io volevo chiedere alla mia amica una domanda. Qual è la foto più bella che mi hai fatto? Con il cavaliere Silvio Berlusconi, con Lippi, signor Lippi, la bellissima, la più bella donna italiana, che è la tua migliore amica, Monica Bellu. Ma dai, ma grazie! Io pensavo dicesse col tuo vicino di casa, che per me era già importantissimo. Grazie, grazie, veramente grazie. Viva Cal TV, sempre, comunque, dovunque e quantunque. Grazie Solange, grazie a te e buon divertimento. Voglio qui al Twine. Viva la vita! E quali sono per te i piaceri della vita? Mangiare, viaggiare, la famiglia, insomma, queste cose. Disegnare, cantare, ballare, ascoltare la musica. La famiglia, gli amici, andare in viaggio. E i piaceri della vita sono l'essere qui oggi e poter partecipare a questo contest.
Quali sono per te i piaceri della vita? Sicuramente la mia famiglia, i miei amici e tutte le persone che mi stanno d'intorno. La famiglia, gli amici e la scuola. I piaceri della vita sono passare il tempo con le persone che ami e divertirsi. Quali sono secondo te i piaceri della vita? Beh, sicuramente divertirsi, avere tante persone che si vogliono bene e stare in compagnia insieme come questa sera ad esempio. Sono due, il cibo e il divertirsi. Che cibo preferisci? Ognuno ha le sue preferenze. Tipo il dolce o il salato? Salato. Salato, pizza e schiacciata. Senti, visto che siamo d'estate, un piacere trasgressivo che ti concederesti volentieri? In questa estate? Fare un bel viaggio mandando in culo tutti.